Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Stavolta ci occuperemo di un caso che non è mai stato chiarito del tutto e che contribuì ad alimentare non poco la storica rivalità, calcistica e non solo, tra Italia e Germania. Il 20 ottobre del 1971, nell'incontro degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni, l'Inter incassò 7 reti da una delle realtà emergenti del calcio teutonico, il Borussia Mönchengladbach, ma riuscì comunque a passare il turno. Il perché era chiuso tra le pieghe di quella che viene ricordata ancora oggi come la partita della lattina. L'Inter vinse lo scudetto del 1971 vivendo l'ultima fase di un periodo d'oro iniziato nel 1963 e che aveva già portato alla conquista di 3 scudetti e 2 coppe dei campioni. Il quarto titolo arrivò con Invernizzi in panchina, una squadra un po' invecchiata ma molto navigata. Agli storici esponenti della grande Inter del mago Herrera, con Corso, Jair, Mazzola e Burnic ancora in campo, si affiancarono nuovi innesti come Lele Oriali, il bomber Roberto Boninsegna e il regista Mario Frustalupi. Dopo un agevole primo turno contro i greci dell'EK Atene, l'Inter fu opposta ai tedeschi che in quegli anni si giocavano il primato in Bundesliga contro il Bayern Monaco. Il Mönchengladbach rappresentava una piccola cittadina che visse un periodo stellare, schierando fuori classe della nazionale come Bertie Fox, Rainer Bonhoff e soprattutto Günther Netzer e Jupp Heynckes. L'Inter arrivò alla partita in Germania sentendosi superiore, con un blasone europeo costruito nel decennio precedente e pronto a farsi valere anche in quella stagione, con la Coppa dei Campioni che divenne da subito il principale obiettivo stagionale. Inaspettatamente, piuttosto che in una grande arena, i nerazzurri si ritrovarono in campo in un vero catino ribollente da 30.000 persone con tribune in legno, il Bockelberg Stadion, ambiente infuocato, e in 20 minuti le due squadre realizzarono già 3 gol. Al vantaggio di Heynckes rispose Boninsegna, ma Lefebvre segnò il 2-1 per i tedeschi. Al 29esimo il fattaccio. Boninsegna cadde a terra, apparentemente in maniera inspiegabile. In realtà venne colpito da una lattina di Coca-Cola che venne lanciata dagli spalti, o almeno così riferisce all'arbitro l'olandese Jeff Dorpmans. Nella concitazione, Sandro Mazzola mostrerà anche la lattina incriminata, che si scoprirà però essere un vuoto passato da 2 tifosi italiani. La lattina in realtà non venne mai ritrovata e doveva comunque essere piena, visto che a Boninsegna venne diagnosticata una contusione parietale e il match ripartì col giocatore in infermeria. La partita ricominciò e si chiuse con una vittoria per 7-1 del Mönchengladbach. L'Inter di fatto smise di giocare, dicendosi sicura di una vittoria a tavolino. Qui il giallo si infittisce, ovviamente tutti attendono il referto dell'arbitro, ma il delegato UEFA della partita è un personaggio molto particolare, niente meno che Sir Matt Busby, ormai ex allenatore del leggendario Manchester United, di Best e Bobby Charlton. E da buon inglese che crede solo alla realtà empirica dei fatti, Busby non ha visto nulla e non ritiene che il risultato finale debba essere modificato. La pressione però è grande e alla fine arriva la sentenza. Match da ripetere in campo neutro, maxi multa al Mönchengladbach che squalifica del campo. Il ricorso dei tedeschi porta solo alla concessione che il match venga ripetuto in Germania Ovest a Berlino. Peraltro dopo il ritorno, che divenne di fatto il match d'andata, che l'Inter vinse per 4-2 per poi pareggiare 0-0 all'Olympia Stadion e passare il turno. Prima della sentenza i giornali tedeschi alimentarono però una forte ondata anti-italiana. Scrivevano sostanzialmente che Boninsegna avrebbe fatto il furbo, che la lattina non era mai stata ritrovata e che l'atteggiamento dell'Inter avrebbe fortemente condizionato la sentenza. Smettendo di fatto di giocare, i nerazzurri tolsero valore a una partita che secondo Busby poteva continuare senza Boninsegna, per poi prendere eventualmente misure con una squalifica del campo. Non fu d'accordo però l'arbitro olandese che, segnalando nel referto la botta in testa a Boninsegna, di fatto inguaiò senza margini di recupero il Borussia. Difficile arrivare a delle conclusioni, anche se due giornalisti, Alfeo Biagi e Oddone Nordio, affermarono di aver visto nitidamente la lattina passare sopra le proprie teste, lanciata dunque dalla tribuna stampa dove venne rilevato del liquido scuro, inizialmente scambiato per birra, ma poi facilmente riconosciuto come Coca-Cola. Questo scagionerebbe da ogni dubbio Boninsegna, che non avrebbe comunque potuto riportare la contusione al capo, che venne rilevata dai sanitari se colpito da una lattina vuota, come sostenuto dai tedeschi. La cavalcata dell'Inter in Coppa dei Campioni comunque proseguì, interrompendosi solo in finale quando il trofeo fu conquistato dall'Ajax di Johan Cruyff. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!